tutti, buongiorno. Chiederei a tutti i relatori di venire a sedersi. Buongiorno. Stiamo aspettando, arriverà anche l'onorevole Chiara Braga, che è la coordinatrice dell'intergruppo sviluppo sostenibile. Con la parte istituzionale ovviamente siamo stati un po' in difficoltà, perché questi sono giorni molto importanti, c'è la discussione sulla legge di stabilità, quindi il governo è impegnato, quindi trovare le commissioni stanno lavorando, quindi non riusciva nessuno a garantirci un po' di tempi sicuri, e di conseguenza abbiamo avuto la disponibilità dell'onorevole Chiara Braga, che però è impegnata in una riunione anche lei col governo giù, ma ci raggiungerà per farci un breve saluto. Nel frattempo, io sono, qui non si vede perché c'è quello da fare lì, però sono Alessandro Brati, sono il direttore generale di ISPRA, però diciamo mi sento anche di parlare in un'altra veste, che è quella, in quanto direttore generale di ISPRA, di vicepresidente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, sotto l'egida della quale, in collaborazione poi con il Ministero dell'Ambiente in Italia, ma con altri ministeri e con altre istituzioni a livello europeo, attraverso un gruppo di agenzie fortemente sponsorizzate ovviamente dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è l'EPA Network, quindi il network delle agenzie, anche quello, 39 paesi che appartengono a questo network, ha lanciato qualche tempo fa questo progetto di Citizen Science, che riguarda il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini. Ecco l'onorevole, dov'è? Eccola lì, prego. Appena iniziato, proprio un minuto di introduzione, poi ti cedo subito la parola. Ho anche spiegato le motivazioni, per cui insomma, grazie. Dicevo, questo è un progetto quindi che nasce, è un progetto di citizen science, anche se si può in questo caso associare ovviamente anche al tema, così come è giusto che sia, dell'educazione ambientale, che riguarda appunto il coinvolgimento della popolazione, nella fattispecie delle scuole. Infatti il progetto poi si chiama Clean Air School, per consentire, grazie anche allo sviluppo di tecnologie molto semplici e a sistemi assolutamente anche tecnicamente adeguati, di poter fare un monitoraggio sulla qualità dell'aria. La qualità dell'aria nel nostro paese, come è noto, ma non solo nel nostro paese, è un problema soprattutto in alcune zone del paese, mi riferisco soprattutto al bacino padano, poi entreremo ovviamente nella discussione durante la mattinata. Proprio recentemente, tra l'altro, è uscito un report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che mette in relazione anche i pericolosi, gli importanti e purtroppo tanti danni sanitari che una cattiva qualità dell'aria provoca. E nella fattispecie, nel progetto che verrà poi descritto dopo, si parlerà delle modalità di monitoraggio del biossido di azoto, però ripeto, anche questo entreremo poi nel proseguo della giornata. Allora, noi qui ringrazio tra l'altro tutti i colleghi delle agenzie, perché poi questa iniziativa è un'iniziativa di sistema, non è un caso che uno dei diversi relatori ovviamente sono colleghi delle agenzie regionali, perché questo progetto, che ha visto di fatto poi coinvolti circa, adesso qui me l'ho scritto i numeri, eccoli qua, 15 agenzie regionali, 82 scuole, 32 comuni, quindi è un progetto ovviamente su scala nazionale, ed è un progetto, come vi dicevo prima, di citizen science, perché noi crediamo molto in questa, diciamo, chiamiamola modalità di coinvolgimento dei cittadini in maniera attiva, anche sull'attività di controllo e di monitoraggio che noi svolgiamo per legge, e porteremo poi, credo che se ne parlerà oggi, anche alcune esperienze che sono state fatte da colleghi delle agenzie regionali, molto molto interessanti e di grandissimo livello, che servono fondamentalmente, come posso dire, almeno noi l'abbiamo un po' interpretata così, non solo a creare consapevolezza
consapevolezza, non solo a creare, a fare informazione, ma serve soprattutto per cercare di riavvicinare la fiducia tra quello che sono i cittadini e anche in questo caso noi siamo istituzioni pubbliche e il lavoro delle istituzioni pubbliche, perché nel dibattito moderno non sfugge a nessuno che soprattutto sui temi ambientali la diffidenza dei cittadini quando escono delle notizie o quando escono dei dati è sempre molto molto elevata. Questo è un paese che io credo abbia bisogno di riacquistare fiducia nelle istituzioni e quindi studiare dei metodi, un approccio, una modalità per cercare di coinvolgere il più possibile le persone, in questo caso partendo dalle scuole facendo un lavoro insieme, noi crediamo che in un qualche modo questo gap possa essere ridotto. Quindi questo, poche parole volevo dire all'inizio, poi dopo dirò qualcos'altro, ma non troppo, perché parleranno ovviamente altri colleghi e altri relatori. Però questo è lo scopo fondamentale che ci ha spinto come agenzie anche e soprattutto e anche come ISPRA ad affrontare un tema così complicato come questo della Citizen Science. Siamo partiti con la qualità dell'aria come sistema, ma vi dicevo sono state fatte delle esperienze a livello regionale di grandissimo interesse anche su altre matrici. Detto questo, io ovviamente ringraziando di nuovo i presenti, ringraziando il liceo Ettore Majorana di Roma con cui abbiamo una collaborazione direi ormai storica, anche nella nostra attività diciamo di tutor, nell'accompagnamento diciamo dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Ringrazio ovviamente le autorità presenti, il comandante del Corpo Forestale dello Stato della Regione Lazio, gli altri colleghi. E do la parola all'onorevole Braga, che davvero ringrazio di essere qua, e credo che il tema del coinvolgimento sociale nei processi di sviluppo sostenibile sia poi una delle basi della sostenibilità. Non ci può essere sostenibilità, non c'è solo un aspetto economico, non solo un aspetto ambientale, ma c'è anche un aspetto sociale che è anche legato al coinvolgimento delle persone nelle progettualità. Prego, onorevole. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io vi porto diciamo i saluti anche dell'istituzione che ci ospita, quindi della Camera dei Deputati, e ringrazio il direttore Bratti per l'opportunità per la scelta anche e l'opportunità di avere un momento così importante qui nella sede della nostra istituzione, che è appunto la Camera dei Deputati. Il mio è davvero solo un indirizzo di saluto e un augurio per questa bellissima iniziativa. Vi porto il saluto anche dell'intergruppo per lo sviluppo sostenibile, che con alcuni colleghi parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche abbiamo attivato in questa legislatura, con l'obiettivo proprio di fare maturare, fare crescere una consapevolezza anche a livello istituzionale sulle grandi sfide che lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 dell'ONU, 17 obiettivi e poi 169 indicatori dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile chiedono anche al nostro Paese di, come dire, intraprendere con più decisione una strada che vada verso quella direzione di uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista, sociale, ambientale, economico e istituzionale. Questa iniziativa credo che rappresenti un esempio molto significativo di come si può lavorare unendo lo spirito e lo sforzo delle istituzioni, quello degli organismi e degli enti di ricerca scientifici come ISPRA e il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e anche della società civile. È un progetto di cittadinanza attiva a tutti gli effetti, come ha ricordato il direttore Bratti, che mette insieme appunto elementi di conoscenza scientifica e anche un'assunzione di impegno e di responsabilità diretta dei cittadini, in questo caso in modo particolare dei cittadini più giovani, quelli che in questi mesi ci hanno ricordato spesso anche con manifestazioni e con una messa in discussione in prima persona l'urgenza di affrontare il tema del cambiamento climatico, della sostenibilità del nostro modello di sviluppo. Dal punto di vista parlamentare, anche di chi insieme ad altri colleghi ha lavorato perché il nostro Paese diciamo facesse un passo in avanti sull'istituzione di un sistema nazionale di protezione ambientale e quindi
rafforzando la rete anche articolata sul territorio. Vedo qui e saluto molti direttori delle ARPA, diciamo così, regionali, che insieme a ISPRA costituiscono oggi il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Uno degli obiettivi fondamentali della legge istitutiva del sistema era quello proprio di riconoscere la, come dire, il riferimento alle conoscenze scientifiche come base di partenza anche per le decisioni politiche pubbliche, per le scelte legislative, per le scelte di governo, attribuendo al sistema il compito di fornire le informazioni di carattere scientifico di riferimento. Credo che questo sia una questione che non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma riguarda la vita di tutti noi. Poter fare affidamento su un sistema di conoscenze riconosciuto da tutti, affidabile, garantito appunto nella rappresentazione delle informazioni, è uno di quegli elementi che fa crescere quel clima appunto di riconoscimento reciproco, di fiducia, di affidabilità e anche di disponibilità poi dei cittadini a mettere in discussione i propri comportamenti sulla base di dati che vengono comunque, che hanno una solidità, che vengono riconosciuti come elementi appunto inequivocabili, no? Non c'è un'opinione, non può esserci un'opinione su tutti, ci sono i dati scientifici che ci dicono qual è la situazione e anche qual è l'urgenza con cui dobbiamo occuparci di questi temi. Quindi questo progetto che parte e che ha il supporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che vede il Sistema Nazionale impegnato in prima persona e vede le scuole di molte città, tra cui la mia, io sono comasca, sono molto contenta che tra le scuole, le città coinvolte ci sia anche alcune scuole della mia città, è un punto di partenza ed è un esempio, credo, molto virtuoso e positivo di come possiamo contribuire a fare educazione e anche formazione, conoscenza ambientale e aiutare anche le istituzioni chiamate poi a prendere le decisioni e orientare il più possibile anche i comportamenti individuali. Quindi, come dire, complimenti e l'apprezzamento per questa iniziativa e vi auguro ovviamente una buona mattinata di lavoro. Vi chiedo scusa, ma oggi è una giornata di lavoro parlamentare, quindi mi dovrò assentare immediatamente per continuare a seguire i nostri lavori. Buona giornata a tutti. Thank you.